Una volta la Mostra di Venezia, parlo probabilmente del 57, non so, mio padre era dirigente della Mostra di Venezia e stavamo nell'arenile dell'hotel dell'Excelsior. Quando a un certo punto arrivavano sempre delle star e tutti i papà, ecco, lasciavano i figli e correvano per vedere una volta la Cardinale, una volta Lollobrigida, una volta Vittorio De Sica, una volta Sofia Loren. Un giorno scapparono tutti e dissero sordi, e ci lasciarono noi con le palette. E mia madre disse, papà stava lavorando alla Mostra, disse: vatti a far fare un autografo da quel grande attore, quello è un grande attore, vai, che lui figurati, vede un bambino, là mi diede un pezzo di carta con una matita, io mi misi in fila insieme ad altri bambini, ad altre persone, per aspettare il mio turno per farmi fare l'autografo. Arrivato il mio turno, si vede che Sordi si era stancato, non so, che c'è? Posso avere un autografo? E lui fu di una cattiveria che non, veramente incredibile, mi cominciò a dire: ma che sei russo? Tu sei russo? No, sei russo. Sei andato a Mosca, te. Tu sei andato a Mosca, Non mi piace l'autografo, ritornai all'ombra errore. Ma che sei andata così, bambino? Sei russo, sei andato a Mosca, Ma io dico, schiaffetti! Io da questo mi ricordo, questa cosa lo buttai. Antipatico, Sordi, non lo voglio vedere, non me ne parlate più, ti credo. Poi quando lo rincontrai l'anno dopo a San Benzana, che ero sempre piccolino vestito da valdostano con il cappellino, la piccozza, e non, chissà perché, forse mi piaceva, i miei genitori mi avevano comprato da Montanaro, incontrarono Sordi, papà faceva parte della giuria delle corna di San Benzana, e dissero: Sordi, volevo presentare a mio figlio. Ritaglia, lui subito mandava in giro Carlicozza, mandategli a Napoli questa piccozza, è una strada questa, non sta nelle montagne, ma non sta a rinunciare. Cioè io ero la faccia da schiaffi e Sordi, a quel punto me ne andai piangendo e non ne volli più sapere. Poi alla fine vedi come strana una cosa, e poi alla fine mi riempie dei baci qua in viaggio con papà, via guarda, bacetta a papà, mi riempiva dei baci, forse in qualche modo era io me lo disse, il figlio che mi mancava, diceva così, però, quelle cose uno, però forse, chi lo sa, forse era un po' vero. Però prima mi è stata fatta una domanda che è molto interessante. Mi ha detto, dice: che ricordo ha di un viaggio con papà? Io ho un solo ricordo di un viaggio con papà, ho 6.000 ricordi, vabbè. Però ce n'è uno che mi ha colpito molto. Quando ci fu la prima proiezione di un viaggio con papà, dove fu fatto vedere tutta la critica e ai vertici Rai, i vertici di Medusa, i funzionari, eccetera, mi pare la Sala Palatino, e io ero convinto che lui avesse tagliato diverse cose che erano battute estemporanee che avevo buttato lì, che mi sembravano efficaci, però ho detto: non stanno nel copione, figurati. Invece notai con mia enorme sorpresa che lui non tagliò nulla di me, io mi sono ritrovato tutto, era lui che si era tagliato l'ira di Dio di cose. E questa cosa me lo fece apparire come una persona, non voglio dire grande, perché evidentemente forse erano molto lunghe alcuni dialoghi che lui doveva dire nel film, però come una persona generosa, perché in genere non è difficile che un regista con un allievo giovane in qualche modo, insomma, tenta sempre in qualche modo di tenerlo a bada. Invece mi lanciò in qualche modo a me, non toccò assolutamente nulla, io lo ringraziai e io dissi: Alberto, io ti ringrazio, ho ritrovato tutto, ma però ti sei tagliato quelle cose, no, non erano lunghe, va bene così, faceva così, da un bacetto al papà, ecco. Quindi dai schiaffi siamo passati a dar bacetto al papà, però ce ne sono voluti gli anni, quindi questo lato generoso, strano, mi colpì tantissimo. Tu gliel'hai mai raccontato dopo l'episodio del sei russo e della piccozza all'altostana? Cioè gli hai detto: guarda che quando ero bambino tu so, non è che sei stato... Sì, gliel'ho raccontato, la risposta sua è: non mi ricordo un cazzo. Fu, glielo dissi proprio
tanto tempo dopo, e lui disse: non me ne fa ricordare quelle cose.